Una volta che abbiamo impostato la pagina e che abbiamo impostato i caratteri, le font da utilizzare nel nostro documento, possiamo fare, per così dire, lo scheletro del documento e dividerlo in sezione ed impostare gli stili per i diversi titoli e per il testo che utilizzeremo. Adesso spero che riuscirete a seguirmi nella spiegazione. Inizieremo già a lavorare con, diciamo così, con una tesi di laurea classica. In una tesi, normalmente, sto sempre, come vedete qui, lavorando su prova di tesi di laurea, abbiamo diverse cose: copertina, dedica, indice. Molto probabilmente una tabella di abbreviazione, introduzione generale, i capitoli della tesi, le conclusioni, la bibliografia, probabilmente qualche allegato e molto probabilmente un indice delle figure, o illustrazione che abbiamo utilizzato nel nostro programma. Allora, quando andiamo a lavorare, sul formato, credo che sia importante mettere in visualizzazione i caratteri non stampabili. Per quello vedo qui questo che dice mostra tutto, mi trovo nella scheda home della barra multifunzione, gli dico mostra tutto e mi mette i caratteri, questi non stampabili, però che per noi sono importanti per capire alcune cose della formattazione. Vogliamo anche dire qualche parola su altri elementi dell'interfaccia che finora non vi ho fatto vedere. Questo lo riduco minimamente per poter essere sicuro che tutti voi vedete tutti quanto. Quando io premo questa parte di pagina 1, qui sotto in fondo a sinistra, cliccando questa parte del documento, io posso vedere quello che si chiama riquadro di spostamento. Se io avessi già messo titoli o pagine, potrei vedere qui lo schema, lo scheletro del documento, e questo vedrete perché per noi è molto importante. Poi qui vediamo la lingua nella quale stiamo lavorando, in modo che se dobbiamo per esempio includere qualche testo in un'altra lingua nostra, possiamo qui dirgli a Word quale dizionario utilizzare. È uno dei grandi vantaggi di comprare il programma originale è che uno può scaricare gli strumenti di correzione di praticamente 250 lingue. Poi vediamo modi di visualizzazione, il modo focus ci consente di vedere soltanto il testo senza perdersi. Uno va a una visualizzazione dello schermo generale in modo che davvero si può concentrare unicamente su quello che sta scrivendo. Però in questo momento non mi interessa questa visualizzazione, allora la posso chiudere qui. E ritorna alla visualizzazione normale. Oh no, mi ha chiuso il programma. Vedete? E qui, come abbiamo detto, è importante averlo registrato. Ok, la visualizzazione di focus, dicevo, ci consente di vedere unicamente il testo. Se io faccio qui clic qui, posso vedere sempre la scheda di modifica del Word, e se faccio Escape ritorno alla visualizzazione classica, che è la visualizzazione di layout di stampa. Adesso ritorno a modalità di schermo completo per il nostro programma per poter lavorare. Allora, dicevamo che in questo momento quello che io voglio fare insieme a voi è dividere il documento in capitoli, già qui ho impostato i capitoli, e poi metteremo anche lasciatemi un secondo
fare con voi alcuni alcuni esempi di quelle che potrebbero essere, diciamo così, modalità di lavoro della tesi. Allora, io ce l'ho qui una specie, diciamo così, semplicissima di scheletro, di schema della tesi, però andiamo a dividerla in sezione. Per dividere la tesi in sezione, io vado alla scheda di layout. E nella scheda di layout ho questi tasti di interruzione. Interruzione che possono essere interruzione di pagina, interruzione di colonna o interruzione di sezione. A noi in questo momento, come ci interessa dividere il documento in capitoli, andremo a utilizzare soprattutto interruzione di sezione. Ma come vedete, ci sono quattro possibilità. Un'interruzione di pagina successiva, un'interruzione di sezione continua, interruzione di sezione di pagina pari, interruzione di sezione di pagina dispari. Noi abbiamo detto che vogliamo lavorare in un documento che si stampa in entrambe pagine. Questo lo capirete meglio man mano avanza il corso. Però è quello che andremo noi in questo momento a fare, dire le nostre sezioni iniziano in una pagina dispari, dunque io ogni volta che trovo una di queste sezioni dividerò il documento in sezioni. Però per poter muovermi con più facilità, la prima cosa che farò è dirgli al Word che tutti questi sono titoli. E allora, io torno qui a Home, qui sta la parte di stili, nella parte del centro sopra. Gli dico: guarda, la copertina, la dedica, l'indice, la tabella di variazioni, introduzione, primo capitolo. Tutte queste sono titolo 1, sono titoli di capitoli. Quando gli ho detto che sono titoli, avete visto, sto sempre guardando tutti i caratteri non stampabili, perché abbiamo detto questo di mostra tutto. Se mostra tutto non è attivo, non posso vedere questo. Però se è attivo, posso vedere che accanto a ogni titolo, per esempio qui accanto a copertina, mi ha messo questo puntino quadrato che mi sta indicando, ehi, questo è un titolo. E dunque andrà anche all'indice generale del tuo lavoro. Questi hanno due numeri e allora sono un titolo 2. Se questo era titolo 1, questi sono titolo 2. Questo ha tre numeri, allora è un titolo 3. Questo ormai non ha numeri, sono sezione del titolo 3. Allora è un titolo 4. Questo sarà, secondo capitolo, è un titolo 1. Terzo capitolo, titolo 1, conclusione, bibliografia, legati e indice delle figure sono tutte titolo 1. Allora, il titolo 1 è il titolo di un capitolo. Il titolo di un capitolo e a me interessa, o a noi interessa, dividere, come vi ho detto, dividere questo in sezioni. Grazie all'averlo già aver impostato questo come titolo, quando vado a cliccare questa sezione di pagina qui sotto che vi dicevo, il riquadro di spostamento, io posso andare a vedere qui titoli e come vedete, come per arte di magia, Word mi dice, ecco, questo è il tuo schema, tutto è perfettamente identificato in questo momento nel programma. E inizia a sembrare qualcosa di molto professionale. Allora io dico ok, vado alla copertina e qui gli dico scheda di layout, inserisce interruzione di sezione pagina dispari.
la dedica lo stesso, gli dico interrompe sezione pagina dispari, indice gli dico interrompe sezione pagina dispari, la tabella di abbreviazioni lo stesso, interrompe sezione pagina dispari, introduzione generale interrompe sezione pagina dispari, primo capitolo, no? Qui sta tutto questo, va nel primo capitolo. Finito il titolo, questo qui, finito il capitolo, avremo un'interruzione di sezione pagina dispari. Adesso mi capirete meglio. Secondo capitolo, interruzione, scusate, interruzione di sezione pagina dispari. Terzo capitolo, interruzione di sezione pagina dispari, conclusione, interruzione di sezione pagina dispari, bibliografia, interruzione di sezione pagina dispari, interruzione di sezione pagina dispari. E questa è l'ultima sezione, non devo più interromperla. Se io ritorno qui, grazie al riquadro di spostamento, basta cliccare in copertina e ritorno immediatamente. Se voglio andare a qualsiasi sezione, basta cliccare nella sezione e ritorno ad ogni parte. È una meraviglia perché ho questi ipervincoli creati dal Word. Allora, come vedete, Word ha messo questo che è sempre un ordine che non si può, diciamo, vedere se uno ha i caratteri disattivati. Questo mostra tutto, non è cliccato. Se non è cliccato, io non vedo che qui sta terminando una sezione, semplicemente vedo che ha saltato pagina, ma non so perché ha saltato pagina. Invece qui, cliccandolo, vedo che mi ha fatto la parte della copertina. Allora, logicamente qui non si chiamerà copertina, magari dice Pontificia Università della Santa Croce, magari qui dice Facoltà di Comunicazione Istituzionale, la nostra facoltà, poi comunque ogni facoltà ha un modo richiesto per la copertina, il titolo della tesi, autore della tesi, il nostro nome, poi verrà sicuramente chi è il relatore e dirà no. Professore, non lo so, metto adesso il mio nome, Sergio Tapia Bellasco. Sempre in questi casi siamo un po' pignoli, mettiamo reverendo professore, metto il trattino, sempre cerchiamo di mettere il nome come gli piace a ciascuno dei professori, poi viene normalmente la città e l'anno di produzione della tesi. Logicamente poi potremo formattarla ulteriormente quando avremo fatto tutto. La dedica adesso semplicemente come questa sezione è molto semplice, c'è gente che ci scrive tantissimo, io semplicemente metto a mia nonna, non lo so, e gli dico ok, guarda, questo me lo metti in corsivo, mi interessa che venga qua a sinistra, scusate, a destra, e basta. Mettiamo qualcosa, ciascuno di voi può mettere qui dediche per la famiglia o momenti di ringraziamento, eccetera. Poi viene l'indice, la tabella di contenuti, che già la possiamo inserire addirittura, anche se sembra che non abbiamo niente, noi possiamo andare qui a riferimenti e dirle sommario. Word ha già alcuni sommari preimpostati, però io metto qui sommario personalizzato. So
che il sommario, abbiamo usato quattro titoli, allora mi interessa che vengano tutti e quattro qua, e poi che il formato sia il formato classico. E voglio che metta puntini dal titolo fino al numero di pagina e gli dico ok. E in questo momento, come vedete, il Word ha creato in modo automatico l'indice già direttamente del nostro lavoro, senza aver fatto praticamente nulla. Già abbiamo 21 pagine in questa tesi, nella quale praticamente non abbiamo scritto ancora nulla e già abbiamo 21 pagine. Che meraviglia! E andiamo alla sezione di tabella di abbreviazione. Bene, la tabella di abbreviazione per in questo momento la lasceremo stare. Qui mettiamo da lavorare ulteriormente e andiamo qui a introduzione generale perché mi interessa capire già alcune cose sui testi. Però finora l'unica cosa che mi volevo in questa sezione del video era dividere il documento in sezione, aiutarvi a capire come si divide il documento in sezione. E come si inserisce l'indice automatico, che poi vedremo che si può modificare, tasto destro con aggiorna campo. Ogni volta che le diamo qui aggiorna campo, posso aggiornare i numeri di pagina o tutto il sommario, e se aggiorno tutto il sommario mi consente appunto di includere tutte le cose nuove che andremo a fare man mano lavoreremo in questa tesi.